Pronti per una nuova diretta del Volto del Vino? Anche oggi ci divertiamo insieme alla scoperta di un'altra realtà. Questa volta vi porto in un territorio pazzesco, straordinario. Quando pensate al massimo dell'enologia italiana, cosa vi viene da pensare? Beh, a me viene subito da pensare a una collina affascinante incastonata nel cuore della Toscana. Eh sì, vi porto a Montalcino. E questa volta vi porto da una ragazza che ho conosciuto qualche anno fa, che è più giovane di me e gestisce un'azienda bellissima, con una realtà profondamente identitaria. Oggi vi porto nella zona sud di Montalcino, dove Valeria Vittori, a poco più di 30 anni, fa del Brunello straordinario. E faremo, pensate, una verticale oggi. Ma, dopo l'Apolo del Volto del Vino, oggi c'è un'altra novità. Siete pronti a sentire la nostra sigla? E allora dai Matteo, lancia la sigla. Nulla! Che bellezza, mamma mia, contentissimo. Benvenuta Valeria. Ciao Davide, che felicità essere qui con te oggi. Come stai? Molto bene, molto bene. Poi dopo questa sigla molto jazz, molto... Davvero? Sì, bellissima, bellissima. Grintosa. Sì, è la carica giusta che serve per affrontare il discorso vino con una ragazza giovane come te che ti sei messa in testa di occuparti di vino. Cioè, ma veramente, ma chi te lo fa fare? Ma come mi è venuto in mente? Come mi è venuto in mente? Brava, come ti è venuto in mente? Potrebbe essere una bella domanda, eh? Quindi preparati la risposta. Nel frattempo... io ho leggermente accennato della tua realtà. Ho detto che è la tua azienda, che si chiama Molino di Sant'Antimo, con la O, no con la U. Bravo. Molino di Sant'Antimo. È nella zona sud di Montalcino. E io nel post di Facebook ho accennato che in questa zona, tanti anni fa, si coltivava più olivo che vite. Però io non so collocare bene nella reale né questa storia nella veridicità della cosa. Magari tu vuoi dare aiuti alle persone che ci vedono e che ci vedranno a collocarsi in un'area geografica più delimitata, fargli capire dove sei effettivamente anche ora. Certo, allora noi ci troviamo nella zona sud di Montalcino, quindi nel versante più a sud, e nei pressi del borgo, del piccolo borgo di Castelnuovo dell'Abate. In realtà ti direi che siamo vicini all'abbazia di Sant'Antimo, perché forse è più conosciuta e più, ecco. E qui abbiamo oggi 11 ettari di vigneto e ci troviamo diciamo in una zona geografica molto particolare. Noi chiamiamo questo versante è un po' quello più selvaggio di Montalcino, no? Perché siamo circondati da boschi, da calanchi, che sono queste formazioni rocciose bellissime, che ho visto, hai scritto anche te nella presentazione, infatti grazie, perché è vero, non se lo ricorda nessuno, ma è così. E sono, in realtà, i miei vigneti sono dei piccoli pezzetti di terra che sono ad un'altitudine all'incirca di 200-250 metri sul livello del mare e sono posizionati a diverse esposizioni e sono tutti accorpati in questa zona, quindi la nostra particolarità forse è anche questa, che non abbiamo vigneti dislocati in più versanti di Montalcino, ma sono tutti all'interno di questo versante. E il paesaggio effettivamente è perché abbiamo alle spalle il Monte Amiata, il sud, a sud abbiamo il fiume Orcia che poi delimita un po' diciamo la fine del Brunello in quella, ovviamente in questo versante. E i terreni, anche i calanchi, diciamo ci danno un'indicazione su quale sia poi l'origine dei nostri terreni, che è antichissima ed è oggi un misto di argilliti, pietrisco e calestro che poi diciamo è quello che dà la ricchezza un po' oltre al microclima particolare a questa zona, ecco. No, infatti mi ricordo benissimo quando venni a trovarti di entrare nella vigna e non sapere come mettere i piedi per non storgersi una caviglia con tutti quei sassi che c'erano. Cosa, no? Che è successa effettivamente qualche volta, c'è da stare attenti, però sì. Senti, ma diccelo, chi te l'ha fatto fare di metterti a fare questa cosa? Da dove nasce la tua voglia di succedere poi a tuo padre? Se ti va ci dici anche cosa ha fatto lui e come mai hai deciso di buttarti.
Allora, ti racconto un po' la storia della nostra azienda, quindi anche un po' la storia della nostra famiglia. Diciamo che Molino di Sant'Antimo ha una storia lunga, una quarantina di anni, su per giù. Quando mio babbo, che in realtà prima faceva un altro mestiere, lui aveva un suo studio, svolgeva la professione di geometra e quindi diciamo che si avvicina a Montalcino facendo questo lavoro, quindi il suo mestiere, per cui ha costruito diversi centri aziendali, quindi ha fatto poi il consulente per alcune realtà, fino a che non ha ottenuto un incarico da dirigente. Quindi, diciamo che si era avvicinato a Montalcino un po' per induzione, quindi non direttamente per ragioni di vino, no? Però cosa succede? Che questo mondo lo appassiona così tanto che poi alla fine cresce in lui sempre di più il desiderio di avere una propria azienda, di costruirne una propria, no? E proprio questo sentimento, questo desiderio lo spinge a cercare i primi terreni liberi a buon mercato, che trova subito in questa zona di Montalcino, che, come giustamente accennavi te poco fa, non era così, diciamo, sviluppata, no? Come nella coltivazione della vite, ma i terreni in realtà erano per lo più in uno stato di semiabbandono. Qui i terreni che acquistò lui erano caratterizzati un po' insomma, colture miste, promiscue, con un po' di ulive, un qualche filare di vite, ma in realtà non erano più produttivi da tempo. Quindi diciamo che noi consideriamo nostro babbo un po' come uno dei pionieri di questo versante di Montalcino. E lui, testardo qual è, decide comunque di mettersi all'opera e iniziare l'opera di restauro di un territorio, si può dire, perché c'era da modificarlo in qualche modo, no? E quindi ecco che inizia la sua storia, acquistando chiaramente gradualmente negli anni i terreni, quindi non sono stati acquistati tutti insieme, no? Quando ne trovava uno libero ne aggiungeva un altro, no? E la stessa cosa è successa un po' per l'impianto dei vigneti, che sono chiaramente avvenuti gradualmente negli anni. Il più vecchio ha la mia età, e non la diciamo, ma la mia età, e il più giovane avrà una ventina di anni, quindi è successo un po' in maniera graduale. E io che dire, io ero lì che vedevo questo movimento quando ero piccolina, a me il sabato e la domenica noi stavamo a San Quirico d'Orcia, che è un piccolo borgo bellissimo vicino a Montalcino, e il sabato e la domenica si diceva si va in campagna, si va in campagna, e mi portavano da mio babbo che era lì che lavorava ai terreni, che già diciamo era nel pieno della conversione. Per cui diciamo che fin da veramente da piccolissima io mi sono ritrovata un po' catapultata in questa realtà. Poi crescendo, cosa è successo? Che ho capito quasi subito qual era un po', io ora dico vocazione, ma comunque la mia strada, perché mi piaceva proprio tutto quello che riguardava la produzione. Seguivo mio babbo in cantina, mi faccio spiegare come mai si fa una cosa piuttosto che un'altra, perché fa il rimontaggio, perché fa il travaso. E quindi diciamo che appena ho potuto, quindi alla fine delle scuole superiori, ho deciso di iscrivermi all'università che ho fatto a Firenze di viticoltura e enologia, proprio perché sentivo il bisogno di avere delle basi più scientifiche per approcciarmi a questo lavoro e per fare quello che poi sarebbe stato un giorno il mio vino, insomma. Quindi già lo sapevi, cioè tu Io lo sapevo, cioè, sì, era già lo sì. sapevi, cioè non hai mai pensato, no, ma io forse voglio fare un'altra cosa, vorrei, no, cioè tu già sapevi che avresti fatto Allora, quello. sì. Perché diciamo che ora, da adolescente, diciamo che si pensa a tutto, se proprio si vuole essere sinceri, che rispetto al lavoro che vorrai fare da grande. Però appena è finito il periodo diciamo dell'adolescenza, quindi quando mi sono diplomata, eccetera, è stato, cioè, io mi sono ritrovata qui, non ho mai pensato di fare altro e ora non penserei di poter fare altro nella mia vita, insomma, mio malgrado. Senti, ma mi dicevi che tuo padre aveva preso queste vigne, ma aveva ricevuto, no, questo molino, no? Aveva ricevuto, avevo letto da qualche parte, aveva ricevuto questo molino, no? Che si aspettava un molino maestoso, in realtà ha trovato due o tre pietre, è vero o no? Sì, esatto, è verissimo. E questa è una storia singolare perché lui cosa fa? Cerca subito un avventuroso, come è sempre stato, cerca subito una casa, un podere che fosse vicino ai vigneti, no? Per avere una sorta di sede aziendale. E però non era facile trovarlo.
Lui conosceva molto bene il cavalier Ciacci di Sesta, che era un uomo molto facoltoso, aveva un sacco di proprietà e aveva fatto dei lavori per lui, avevano lavorato insieme, per cui cerca di convincerlo a dargli qualcosa, no? Un podere, una casa, qualsiasi cosa. Però non fu semplice, perché in realtà lui era molto, era difficile che volesse, diciamo, vendere o alienare qualche proprietà, per cui ci volle più di un incontro e più di un bicchiere di Brunello per convincerlo a cedergli qualcosa. E alla fine, però, dopo l'ultimo incontro, gli propone questo mulino. Quindi lui si precipita a vedere cosa c'è e non trova nulla. Cioè, in realtà, la prima volta non trova niente. Quindi, però, si intestardisce, dice, ma come? Pure mi ha detto che c'è. E bisogna provare, quindi con il picchetto piano piano si avventura in questo bosco, che poi era diventato un bosco, e trova finalmente le prime mura, ma insomma non fu cosa semplice. E quindi diciamo che la prima sensazione fu, boh, che ci faccio con questa cosa, no? Però diciamo che lui aveva già capito che avrebbe avuto un fascino straordinario, no? Era in un posto magico e spero di poterti ospitare, di poter ospitare tutti un giorno in questo posto. E rendendosi conto di questo, non si dà per vinto e inizia quindi una grande opera di restauro sia dei terreni che dell'abitazione, e oggi è, diciamo, una casa di 250 metri quadri adibita ad agriturismo. Però noi la consideriamo come, diciamo, la prima vera opera aziendale, la prima grande opera aziendale, e proprio per questo che abbiamo deciso poi di dare il nome Molino di Sant'Antimo alla nostra azienda. Senti, io ho visto il mulino, in realtà quando sono venuta a trovarti, però l'ho visto solamente da fuori, è bellissimo. Da fuori. No, dimmi allora, no? Visto che è così storico, cioè mi stai parlando sempre di storia, no? E tu hai sempre pensato di far vino. Allora mi dici un pochino qual è stato il tuo ricordo più emozionante, o il primo ricordo in ambito vino, cioè qual è quello che quando ci ripensi sorridi o ti viene la lacrimuccia? Allora, il primissimo, però è più una sensazione che un ricordo, era proprio in quelle domeniche che ti ho raccontato che si andava in campagna, era proprio il profumo di terra che rimaneva attaccata al cingolo del trattore. Questa è una cosa che veramente tutte le volte che io passo, diciamo, in vigneto, c'è cioè il mio babbo, qualcuno che sta lavorando la terra nel trattore a cingoli, mi riaffiora questa sensazione. Non è un ricordo, ma ricordo il profumo della terra, no? Il tatto, perché io mi divertivo a staccare la terra che rimaneva attaccata ai cingoli del trattore, ma è verità. E quindi è il primo in assoluto, è il primo ricordo in assoluto che ho. Giochi proprio da bambina, eh? Cioè, un gioco con le Barbie e stacca la terra dal trattore. Sì, è uguale, più o meno siamo lì. Sì. Fantastico, bellissimo, vedi, questa è una cosa pazzesca. No, io volevo dire che avevamo, mentre scrivevo a Valeria, no? Dicevo, no, bisogna stare attenti alla connessione, perché la connessione determina la qualità del video. Faccio, magari lo fai da casa, la diretta, no? E non dall'azienda, perché magari a casa c'hai una rete. Guarda che io vivo nell'azienda, cioè io vivo qua, cioè non è che posso da tante altre parti. Esatto. Ecco, esatto. Quindi questa cosa qui in realtà, che è molto affascinante, ma magari ti vincola parecchio, no? Cioè, che ne so, fra il lavarsi i denti e andare a letto, vado a controllare la botte che sta fermentando, no? Sei sempre lì in realtà, non molli mai. Ti torna? Mai. Mai. E hai detto una cosa carina, e questo è un aneddoto che devo raccontare per forza, e riguarda la mia prima vendemmia. Io considero la mia prima vendemmia la 2013, perché mi sono laureata quell'anno. In realtà mi sono laureata lo stesso giorno che abbiamo iniziato la vendemmia qui a Molino. Era, insomma, gli ultimi giorni di settembre del 2013. Fu una vendemmia abbastanza tardiva, e ricordo che vendemmiamo lo Chardonnay, perché noi abbiamo un piccolo pezzo, veramente un fazzolettino di terra, neanche un ettaro, di Chardonnay. Quindi diciamo che il giorno prima avevamo vendemmiato. Io torno dall'università, che mi ero appena laureata, mi metto gli stivali di gomma e vengo in cantina, no, tutta presa dall'euforia, era la prima vendemmia, quindi
E mi metto a controllare veramente sto sino, no? Avevo dei dubbi, ero lì che guardavo, facevo, eccetera, fino a che, non, stanca morta dalla giornata, non mi metto sul divano dell'ufficio che è adiacente alla cantina e mi ci addormento. E mio babbo la mattina arriva a corsa, apre la porta, terrorizzato, dove sei, dove sei, dove sei? Io mi ero addormentata nel divano dell'ufficio per controllare il tino. Ecco, questo è un po'... Penso di averti già detto tutto, ecco. Tu, 2013 questo era, 2013. 2013, sì, sì. Fantastico. Quindi senti, tu dal 2013 sono ormai quindi 8 anni che hai preso più o meno in mano la situazione, però 8 anni fa avevi 20 anni, sì e no? Quindi, cioè, come ti sentivi, no, con queste responsabilità? Dunque, all'inizio terrorizzata, Davide, per forza, perché è un'enorme responsabilità, ovviamente, no? E chiaramente all'inizio, non lo nego, mi sono fatta aiutare perché ero appena laureata, avevo bisogno di qualcuno che mi appoggiasse, no? Che anche mi aiutasse a fare un po' esperienza. Però diciamo che l'idea di fare il nostro vino, io parlo di famiglia perché in realtà è una famiglia che lo fa, no? In autonomia è venuta subito, diciamo che io già nel 2016, a fine del 2015, primi del 2016 ero completamente autonoma, quindi all'inizio è stato abbastanza terrorizzante, però poi piano piano entri chiaramente in un è vero anche che io penso che non servano le vendemmie di una vita per riuscire a avere un'esperienza vera con il vino, no? Si sa, perché ogni anno è una sfida nuova, è una sfida diversa, non c'è mai una cosa uguale all'altra ed è un lavoro forse il più in assoluto in cui non ci sono regole, no? Quindi devi entrare un po' in sintonia con diciamo, con la filosofia di questo lavoro, che non è fatto appunto di regole o di, insomma, giudizi, no? Oggettivi. Cioè, bello spunto, cioè tu dici che, no, perché io sentivo parlare dei viticoltori, anche giovani come te, che dicevano, io non posso non ascoltare chi ha 50 o 60 vendemmie alle spalle, però effettivamente tu mi dai uno spunto interessante di riflessione, cioè non è necessario avere 50 o 60 vendemmie alle spalle, ma l'intensità con cui si vive una vendemmia o addormentarsi sul divano accanto a un tino, cioè, sicuramente prova che eri interessata alla fermentazione di quel tino, cioè, no? E quindi forse è solo l'intenzione. Chi l'ho raccontata questa cosa? Sì, che ti accompagnerà per non sempre. Lo so. Ti accompagnerà per sempre, ormai te la sei. È ormai andata. Sì. Senti, ti volevo dire un'altra cosa, no? Perché io pensavo, ma Valeria, no? Ha 30 anni che va a giro per il mondo e parla di Montalcino, ma com'è, dimmi la verità, quando non sei in ambito professionale e sei, che ne so, fra amici e ti fanno, ma tu che lavoro fai? Ma io sì, produco vino. Ma e dove sei? Ma a Montalcino! Come, ti riempie d'orgoglio o no? Allora, sì, mi riempie di orgoglio anche perché, insomma, il peso della tradizione, io dico il peso, insomma, l'importanza della tradizione che ha questo territorio è chiara a tutti e quindi e è anche questo che poi, insomma, ti fa un po' pesare ancora di più la responsabilità che hai, no? Perché rappresenti qualcosa di più grande di te, no? Alla fine. Però io che ti devo dire, faccio questo lavoro, io voglio fare il vino che mi piace, no? Vogliamo fare il vino che ci piace, quindi alla fine bisogna anche un po' insomma, separarsi da questo peso, no? Perché altrimenti poi insomma, rischi di entrare anche in un ginepraio, no? Perché alla fine diciamo ci sono tantissimi modi di vedere anche il Brunello, no? Te lo sai, ci sono tanti versanti, ci sono zone diverse, approcci diversi anche tecnici dalla vigna alla cantina, per cui alla fine devi comunque un po' separarti, no? Insomma, devi sdoppiarti e pensare un po' ad altro a volte, perché altrimenti saresti un po' condizionato forse, no? Giusto, giusto, e questo serve anche a non... Ecco, abbiamo perso la cuffia. Vai! Sì, ma ritorno! Eccoci!
Fai giusto così, no? Noi con queste tecnologie non ci apriamo niente. Anch'io, se non ci avessi mio fratello, mio Ilario, Niente, Federico e Matteo là dietro, io non potrei fare niente, potrei solamente assaggiare vino e magari scrivere con una penna, è normale. Però niente. Esatto. ci siamo persi. No, l'importante è forse riuscire a non scendere a compromessi con che cosa vuole il mercato, ma cercare di fare, certo, logicamente il vino va venduto. Non è che ci si può bere tutto noi, con piacere, però non Esatto. è cosa. Quindi, Enorme piacere. però, l'importante è riuscire a trovare forse un compromesso anche in una zona così importante come Montalcino, no? Dove riesci sempre a fare un vino che ti soddisfi e che sia il vino prima di tutto per te, ma che incontri anche il piacere del mercato. E senti, allora, Certo. in funzione di questo, dimmi. Qual è l'etichetta e l'annata? Cioè, se tu vai in cantina e dici devo prendere una bottiglia, una bottiglia, che dice rappresenta la storia della tua azienda, la tua storia, la bottiglia che dovresti portare all'evento più importante della tua vita, quale prenderesti? Ma ora sembra scontato perché è uscita ora, ma in realtà il Brunello 2016 è diciamo, è il vino che mi ha emozionato di più. Io lo sai, non ho tantissime vendemmie alle spalle, ci sono state delle vendemmie che mi hanno emozionato più di altre. Ho sempre cercato di trovare in ogni vendemmia una caratteristica che, giustamente che lo rappresenti, no? Però se ti devo dire, l'annata che mi ha emozionato di più in assoluto è stata davvero la 2016. Io l'ho Sì. assaggiata in anteprima, qualche anno fa, dalla tua. È vero, dalla botte, sì, era la vendemmia del 2018, stavamo quasi per vendemmiare il primo Sangiovese e te hai assaggiato, sì, una botte di Brunello 2016, vero? Straordinaria. Senti, e se invece tu dovessi farci capire come mai le tue scelte, la tua identità si trasmette nel bicchiere, cosa mi diresti di cercare all'interno dei bicchieri? Allora, nei miei bicchieri io cerco, poi spero di esserci riuscito, di riuscirci in futuro, ti faccio una premessa. Diciamo che io sono una giovane enologa e diciamo fin da subito sono stata un po' influenzata insomma, da un modo di vedere il vino molto giovane, no? Degli enologi della mia generazione. E secondo me io, come molti altri della mia età, cerchiamo diciamo nel vino caratteristiche che sono relative magari alla precisione, alla pulizia, all'integrità del frutto, a una bevibilità maggiore, anche in vini più importanti come per esempio il Brunello. Quindi diciamo questo è quello che io voglio un po' cercare nei miei vini, no? Quindi allontanarmi in qualche modo anche. Ora non voglio scendere sul tecnico, però magari cioè rispettare le uve alla fine per quello che sono, no? Le uve nel suo stato di maturazione per quell'annata, con le caratteristiche di quell'annata, quindi evitare magari eccessive estrazioni, cose che poi magari non sempre sono giuste, no? Per ogni annata o per ogni uva che si tratta. Quindi io nei miei vini cerco questo, cerco una precisione nel frutto, una pulizia maggiore rispetto magari a quello. Magari non ci si faceva attenzione, no? In passato. Giusto? Secondo me non fa una piega il tuo discorso, assolutamente. Un grande maestro Ok. del Sangiovese, qualche settimana fa, che è Alessandro Mori del Maroneto, mi ha detto che il più grande complimento per uno dei suoi vini è preciso, che un vino è preciso. Assolutamente. Se tu cerchi questo, sì, tanto di cappello, tanto di Sì, cappello. spero di riuscirci, di esserci No, no, riuscita. assolutamente sì. E io invece passerei ad assaggiare qualcosa, così magari ci racconti anche cosa succede in quell'annata. Allora, ho capito che la 2016 ti è piaciuta tantissimo, io devo cominciare a Ormai l'ho farmi detto. vedere. Perché oggi io farei una verticale dei tuoi vini. Quindi iniziamo dal Brunello del Montalcino 2016, vediamo se le facciamo vedere l'etichetta. Ah, dici un attimo che cos'è questa cosa in etichetta. Allora, quello lì in etichetta è il nostro logo. E è diciamo la firma, il sigillo di un vescovo che ha diciamo soggiornato al Molino in passato
e che noi abbiamo ritrovato durante i restauri, quindi ci siamo un po' documentati sulla storia di questo mulino. E nei reperti storici abbiamo trovato questa firma di questo vescovo, che si chiamava Paulus. La sua storia ci ha appassionato. Mio nonno, quindi il babbo di mio babbo, si chiamava Paolo, e quindi abbiamo deciso di prendere questo logo, come questo sigillo, come logo per le nostre etichette. Senti, ma tutte queste note minerali, iodate, che sento nei vini, ma c'entrano qualcosa con quei calanchi? Poi, per qualcuno che magari non sa cosa sono, glielo dici cosa sono queste cose bellissime che ci sono vicino alla tua azienda, questi calanchi? Sì, i calanchi sono queste formazioni rocciose bellissime, insomma, molto suggestive, che troviamo un po', insomma, in questa zona, sono molto caratteristiche, e anche nella zona della Val d'Orcia. E sono, diciamo, rappresentano un po' l'origine di questo territorio e di questi terreni, che è del Pliocene, e sostanzialmente sono delle rocce che si sono formate con dei fenomeni erosivi, quando praticamente il mare è andato sopra ai terreni, il mare che chiaramente non c'era più, è ritornato a ricoprire una parte di questi suoli, è arrivato addirittura alle pendici del Monte Amiata, e poi, ritornando indietro, ha diciamo creato dei fenomeni erosivi che poi insomma caratterizzano questi calanchi. Sì, esatto. Che sono bellissimi. Io me li avevo visti in Romagna, in realtà. Nella zona della Romagna ce ne sono molti, e poi li rividi da te, affascinanti. E allora, passiamo a questo Brunello 2016. Perché è così buono? Perché ti piace così tanto? Ce lo dici? Perché mi piace così tanto? Allora, la 2016 mi ha emozionato da subito, già nelle prime fasi di fermentazione. Sono quei vini che te finisci di vinificare e dici lo vorrei imbottigliare domattina. Cioè, ecco, rappresentava un po' tutto quello che mi piace di trovare in un Brunello, no? Quindi, ripeto, questo frutto bello, evidente, anche fresco, volendo anche un po' floreale, questa acidità importante che lo rende piacevole subito, ma che ci dà delle prospettive per il futuro, diciamo, ottime. Ecco cos'è che mi ha colpito. Poi non è facile dire tutto quello che mi ha... perché poi sono anche sensazioni, no? Però, ecco... Esatto, sono sensazioni, cioè per me il vino, io lo sto dicendo sempre più spesso, nei vini bisogna trovare una sensazione che ci piace, cioè è inutile riempirci di orpelli, no? In realtà una sensazione e ricordarselo per quello. Allora, esatto. Andiamo a... volevo mostrarvi un'immagine dei calanchi per farvi capire cosa sono. Se Matteo ne trova una... ce la manda in impressione, in diretta. Nel frattempo io ti dico cosa ho percepito da questo vino, perché mi è piaciuto tantissimo, anche tu lo stai assaggiando, fantastico. Sì, perché sì, sì. La prima nota non è stata abitudinaria, una nota comune. La prima nota mi ha ricordato la legna in un camino, una nota leggera affumicata, un tipo un legno di sandalo, ma proprio l'idea della stanza di una casa di campagna dove si è appena spento un camino e c'è quell'aroma affumicato e quella sensazione molto familiare. Ecco, questa è stata la prima sensazione. Bello. Del bicchiere. Sì. Bellissimo. Da morire. Questa è la cosa più affascinante. E poi il sorso di questo vino è bello, perché è ricco di nerbo, ha una succulenza enorme. Cosa succede? Succede che entra in bocca e dapprima si sente la leggera avvolgenza. Si percepisce che il vino aggrappa tutte le pareti delle guance, ma poi subito, immediatamente, c'è una spiccata acidità agrumata, quasi acerbetta, che va a ricordare il pompelmo rosso, al limite dell'aspro, succulentissima, che fa salivare. Ed è questa, secondo me, la nota principale di questo vino. Un tannino molto fine, però ben presente, ben radicato. Un sorso molto equilibrato, nonostante che sia concentrato sull'acidità. Cioè, alla fine del palato... si ha una bocca completamente pulita. Ecco, possiamo dire che è un vino preciso. Eh?
qui lo possiamo dire. Meno male. E cosa succede in vendemmia in questo 2016? Tutto regolare? Tutto regolare. La 16 è stata una bella vendemmia perché io la ricordo come una delle più tardive qui al Molino. Quindi abbiamo iniziato forse il primo giorno di vendemmia era il 24, il 26 di settembre. Quindi diciamo che per il trend che poi vediamo negli ultimi anni è stata abbastanza tardiva, visto che ora per esempio faccio un confronto con la 2015 che poi credo assaggerai. Lì siamo partiti il 12 di settembre, con la 2016 siamo partiti il 26. Quindi questo ci fa capire anche, diciamo, lo spazio che hanno avuto le uve poi per raggiungere alla più bella maturazione, no? E tu cosa combinavi nel 2016? Cosa... Che ero qui a smattare. ero qua, era la mia, insomma, una delle mie sempre prime vendemmie, e quindi, insomma, io ero felicissima. Ricordo veramente di essere stata molto felice, è stata una vendemmia molto, diciamo, rilassata, non c'erano problemi, diciamo, a livello fitosanitario nelle uve, quindi è stata molto bella. La ricordo con molto piacere, insomma, ecco. E poi l'emozione che avevo quando assaggiavo il mosto in fermentazione, sono fissatissima, assaggio in continuazione il mosto che fermenta, no? E da lì, sembrerà strano, però si capisce già molto, ecco, già nelle prime fasi di fermentazione. Io ricordo che ero veramente, veramente felice. Come Me si la fa? Ricordo proprio bene, questa vendemmia. Come si fa a capire, dimmi un po', la differenza tra un mosto e un altro in fermentazione? Da cosa ti accorgi che è un vino che sarà un vino grandioso? Cioè, cosa percepisci? Ma già dal mosto, quindi appena l'uva appena mostita, quindi dolce, già si può percepire, che è un po' quello che si percepisce assaggiando l'uva, che c'è magari l'equilibrio, no, fra acidità e dolcezza, è la prima cosa che viene subito, insomma, che capisci subito, no? Poi inizia a fermentare e si liberano i primi aromi fermentativi, e quelli non sono mai uguali, ogni annata ha la sua particolarità, no? Il Sangiovese è bello anche per questo, no? È così suscettibile al clima, ai terreni, alle stagioni, che poi non è mai lo stesso. E poi la qualità di estrazione di tutte le sostanze nobili che sono contenute nelle uve, quindi nelle bucce soprattutto. Quindi già da un mosto si percepisce bene. Sì, ora io forse esagero, no? Però diciamo che è un po' quello che si diceva prima, no? È una sensazione che hai, e spesso si capisce subito se quel mosto diventerà un grande vino. No, no, tu hai ora la responsabilità e la colpa di aver instillato in me l'idea irrefrenabile. Questo problema. Di venire ad assaggiare i mosti prima che partono le fermentazioni. Cioè, no, ormai io ce l'ho qui, li devo assaggiare, devo capire cosa succede. Quindi aspettati una visita appena tu vendemmia, arrivo lì. Guarda, ti dico per incentivarti ancora di più, che quest'anno, io questo l'ho raccontato a tantissimi... cioè tantissime persone, profumava l'uva, era proprio, cioè nelle prime fasi di ammostamento sentivi che c'era qualcosa di diverso, no, dal solito. Ecco, questa è forse la prima volta che sento di dire quest'uva profuma, no? 2020, sì. Che bellezza, sì, sembra che sia una grande annata, Sembra che sia una grande annata. Boh, io non parlo mai prima. La 16 sì, perché è in bottiglia, però sì, è stata una bella annata. C'hai ragione, perché bisogna rammentare che il Brunello di Montalcino non finisce il suo percorso quando esce dalle botti, ma quando... perché poi c'ha un affinamento in bottiglia importante, no? Quindi certo. Tutto che dà l'identità a questo vino. E certo. Io mi ricordo anche che quando sono venuto a trovarti nel 2018... A proposito di profumo dell'uva, tu smattavi sui cinghiali e sui caprioli, che ti avevano devastato una vigna e te l'avevano decimata, vero? Questo è un problema abbastanza importante, sì, qui. Noi siamo circondati da boschi, quindi purtroppo o le recensioni sono forti e resistenti, oppure questo è un problema al quale siamo soggetti, sì. Ecco, essere circondati da boschi, ci raccontava... Francesco Bordini, nell'ultima intervista al Voto del Vino,
che il bosco è un elemento importantissimo all'interno dell'enoviticoltura di un'azienda, cioè crea dei microclimi particolarissimi, dei lieviti, un sacco di cose molto importanti. Effettivamente voi lì siete proprio circondati, vero? È vero, è verissimo. Sì, ho ascoltato anch'io con molto piacere quell'intervista, è stata veramente molto bella, complimenti a tutti e due. E sì, effettivamente il bosco crea un microclima particolare e io penso di avere ognuno dei miei vigneti è almeno per metà adiacente ad un bosco, quindi questo ci aiuta sicuramente per, diciamo, nel senso di limitare un po', no, le temperature molto alte in una zona in cui purtroppo questo a volte può diventare anche un problema, no? Come abbiamo visto negli ultimi anni. Quindi sì, è sicuramente uno degli aspetti di questo posto che influisce molto sul microclima dei nostri vigneti. E senti, a proposito di temperature che si alzano, parliamo della 2015. Quindi abbiamo il Brunello di Montalcino 2015, dopo aver assaggiato il 2016, già guardando il colore se ne evince qui una nota granata più importante, più radicata, che va dentro. Come si fa? No, questa cosa lo voglio dire a tutti. Il rosso rubino nel cuore più o meno è sempre rubino in un Brunello di Montalcino, se non supera tanti anni di affinamento. La nota granata, cioè quella nota leggermente arancioncina che c'è sul bordo, più si avvicina al cuore e più il vino mostra una sorta di evoluzione, ma non è sempre legato all'evoluzione temporale del vino. Per esempio, in questo caso potrebbe essere legato alle temperature di fine vendemmia, no? Ci vuoi dire un attimo come è stata da te questa annata? Sì, infatti, parlando di annate un po' calde, ora forse la 2015 non è stata in assoluto la più calda che ho conosciuto, però obiettivamente è finita un po' caldina. E infatti, come ti dicevo prima, abbiamo anticipato abbastanza l'epoca di raccolta e quindi sicuramente il colore che vedi era un po' lo stesso colore che vedevamo, insomma, nelle botti, quindi non è legato a un, appunto, come giustamente hai sottolineato te, a un evolversi in bottiglia, ma è proprio una caratteristica dell'annata. Io la 2015 la ricordo anche per un altro motivo, oltre che per essere una delle annate riconosciute più importanti insomma, degli ultimi anni, perché abbiamo iniziato la nostra conversione all'agricoltura biologica ed è stato veramente un passaggio importante per noi, perché da lì poi è nato tutto un approccio particolare ai vigneti, no? Che un po' si ispira alla viticoltura di precisione, nel senso meno tecnologico del termine ovviamente, ma che diciamo ci ha fatto avvicinare, no, nel rapporto fra noi e le piante, no? Perché si tende a trattare le piante in modo diverso anche una fra una e l'altra, no? Dello stesso vigneto, parti dello stesso vigneto, a seconda della risposta di questa pianta a quell'annata o comunque alla vigoria della pianta stessa. Per cui diciamo che la 2015 è stato anche un bel passaggio di gestione dei nostri vigneti. Che son momenti importanti e molto faticosi, perché sono un sacco di pratiche, burocrazia. Bravo. Soprattutto, sì. No, guarda, mi hanno detto, vengono a controllare di continuo, un sacco di... L'hanno detto, cioè, ho conosciuto dei produttori che alla fine, dopo un paio d'anni, hanno buttato tutto carte 48 e ci hanno rinunciato. Perché... Hanno detto, sai che anche basta. Sì, assolutamente. Sì, sì. No, bravi, mi fa onore, perché fondamentalmente tutti si sa benissimo che voi lavorate bene, a prescindere, però una certificazione anche per l'immagine della denominazione all'estero è importante. Sì, è importante. Noi fra l'altro abbiamo scelto di non neanche di scrivere un'etichetta, l'avrei visto nelle bottiglie che ti ho mandato, per cui l'abbiamo fatto innanzitutto per noi e... esatto, sì, non c'è. E poi è comunque rientra un po' nella nostra filosofia di produzione che a noi piace raccontare, ma non necessariamente deve essere, no, poi scritto per forza, no? Non ci vogliamo appellare poi anche a ragioni di mercato, che certo sicuramente c'è un'attenzione importante a quello che è il biologico, il naturale, eccetera, però l'abbiamo voluto fare prima di tutto per noi, no? Perché avevamo capito che si poteva fare, e lo dico a tutti, si può fare il biologico,
E fra l'altro abbiamo visto una differenza incredibile nel modo di gestire, veramente di approcciarci ai vigneti. Quindi, tra l'altro, siamo soddisfatti. Tu vivi lì anche, quindi ci sarà la voglia di vivere in un ambiente sano, no? Certo. Allora, passiamo a vedere un po' il profumo, perché magari la gente dice sì, ma che differenza c'è tra un'annata e un'altra di un vino così vicino e così simile, perché sono fatti entrambi con 100% di uve sangiovese che probabilmente provengono dalle stesse vigne, no? Bevi, è normale, che questo bisogna fare con il vino, no? Anche tutte queste cerimoniali, anche tutte queste prosopopee, cioè bisogna berlo, no? Deve essere piacevole. Bisogna anche a un certo punto bisogna berlo, sì. No, se no ti finisce. No, allora, a me mi ha fatto piacere percepire una nota, ecco, ora non vorrei... Guarda, ti faccio leggere gli appunti. Prima c'è scritto, prima che mi fido. Si parlasse di boschi, io avevo individuato questo vino come boschivo, con una nota quasi di felce, una nota non del bosco, del sottobosco, non delle note volute, dove le percepisco di più in realtà nel 2014. Ma qui è un bosco quasi balsamico, no? È la frescura che c'è nel bosco unita a una sensazione di potenza più importante del 2016. Quindi è una sorta di frescura balsamica che ti rinfresca il naso, no? È quasi mentolata, quasi eucaliptica, quasi, no? Verissimo, giusto. E poi la ciliegia abbastanza matura e tutta la frutta che ne consegue, ma non stiamo qui a dire quello. E invece un'idea di ruggine sul finale, questa idea del quasi di sangue, quasi ematica, no? Mi ricorda il roventino, il sangue fatto alla piastra, il sangue, una ricetta tipica toscana, no? Fa un po' strano, però in realtà è una ricetta da mercato buonissima, appena è sulla piastra il sangue di maiale e parmigiano profuma tantissimo. Ecco, c'è questo profumo qui che è un profumo in realtà succoso, che va un po' in contrasto con quella che è la potenza d'ingresso di questo naso. Silenzio catartico. E poi... Ah, aspettami me. Ah, no. E poi un palato. Un palato anche qui è particolare perché il tannino qui è più amalgamato, è più disteso, le sensazioni dure sono meno incisive e grazie a ciò esce una sapidità che non eravamo riusciti a percepire nel 2016 per quella grande acidità che aveva, no? Invece qui esce questa particolare sapidità e probabilmente il sorso è più lungo, più persistente del 2016, che è più vibrante, più scattante, ma qui grazie probabilmente a un'integrazione delle componenti come acidità e tannini, esce fuori questa bella sapidità che allunga la persistenza da morire e cambia tutto. Bello. Cioè, è vero. Vino possente, ricco e persistente anche. Cioè, quindi due facce della stessa medaglia. 15 e 16, entrambi parlano di te e di questa precisione palatale, cioè di questa integrazione tra le componenti dure che ha sempre un senso logico, perché tanto... c'è sempre un'interazione, però a volte si scozzano a vicenda, no? Un'acidità che va a cozzare con una sapidità, invece qui abbiamo percepito che le acidità, i tannini sono più bassi ed esce questa sapidità bellissima, no? Quindi ci deve essere un equilibrio, una sinergia. Bello Davide, non avrei potuto dirla meglio, quindi ti ringrazio. A voglia se avresti potuto. No, non credo. Insomma, questo 2016 è il vino che vorrei bere ogni sera, veramente, tante volte. E mentre il 2015, però, penso che con qualche abbinamento sia veramente insostituibile. Sì, è vero, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, perché alla fine la 2015, no, che era un po' passata come l'annata, insomma, dalle grandi concentrazioni, molto matura, molto anche evoluta, però alla fine ho sentito nel mio, come in altri Brunelli 2015, soprattutto dopo 2 anni di bottiglia, perché qui si parla di 2 anni di bottiglia,
E esce questa bellissima sapidità che è veramente, no? Un po' ti sorprende in una 2015, no? Ti aspetteresti tanta morbidezza, tanta dolcezza, invece arriva questa nota sapida che sì, è una sorpresa. E quindi sono d'accordissimo con te. E parla probabilmente di quelle tue vigne che prende, se c'è per caso tu caschi di faccia su quelle vigne, tu ti fai un lifting perché sono tutti sassi. Ci si fa bene, come si direbbe, no. Ci si fa bene. No. Ma è vero che vinifichi anche una vigna, un cru? Mi ricordo qualcosa del genere? Allora, sì, diciamo che noi vinifichiamo sempre, diciamo, le vigne separatamente, o vigne o parti di vigne che comunque abbiano, diciamo, delle caratteristiche simili. E la vigna del Varco, che poi è la vigna del nostro cru, viene sempre vinificata separatamente in un piccolo tino d'acciaio. Le vinificazioni sono tutte in acciaio ed è, diciamo, una zona particolare, forse la più circondata da boschi, sarà sia mai che questo bosco ci dà dei grandi risultati, e è una chiaramente delle più vecchie, se così si può dire, e quindi ci piace sempre vinificarla separatamente, sì. Bellezza, bellezza. Che c'è una piccola casina, mi ricordo, in quella vigna. Bravo, sì, bravissimo, bravissimo. È praticamente divisa da una casa vecchissima, che però è carinissima, dentro è bella. C'è un camino, c'è un tavolo con delle sedie. Io quando ero piccola, prima ancora che venisse restaurato il mulino e la casa dove abito ora, io andavo lì con i nonni, la sera prendevo le lucciole nei barattoli, quindi io, cioè, per me è l'infanzia, no? Quella casottina lì sperduta nel mezzo ai vigneti. Bellissimo, sarebbe bellissimo, sì. Riuscire a ricordarsi delle cose del genere bevendo un bicchiere di quella vigna, cioè, è vero. Ma no, cioè, se tu quando vedi quella bottiglia riesci a ricordarti che andavi con i nonni a prendere le lucciole, questo è cosa puoi chiedere di più a un vino? Niente, infatti. Infatti. Parliamo dell'ultimo, che è il 2014, poi ti lascio perché ti ho tenuto tantissimo. Il 2014, il Brunello di Montalcino, in realtà è un'annata ancora diametralmente opposta, perché, correggimi se sbaglio, molto fredda, molto piovosa, molto difficile da lavorare perché l'uva arriva a prendere delle malattie con tanta pioggia, quindi non so più quando vendemmiare. Raccontaci un po' la tua esperienza. Allora, 2014 è stata un'annata complicatissima, inutile ripeterlo e inutile farci gire intorno, perché, come hai detto te, è stata fredda, molto piovosa, l'estate non c'è stata, le uve non maturavano, è stata veramente difficile, ci ha messo veramente alla prova. Era la mia seconda vendemmia, quindi te ti puoi immaginare, e quindi in realtà io gli devo molto alla 2014, perché mi ha innanzitutto fatto capire quello che ti dicevo prima, cioè che è un lavoro dove non esistono regole e dove praticamente il momento di sconforto è dietro all'angolo, perché non sempre poi alla fine un risultato è dettato da quello che ti scegli, no? E quindi ho subito dovuto prendere decisioni veloci, molto difficili. Per esempio, una è stata quella ovviamente di selezionare tantissimo. Noi abbiamo prodotto la metà delle bottiglie che facciamo in una annata normale. E soprattutto aspettare, che era la decisione più difficile che si può prendere, no, in una annata del genere, perché avevamo dei vigneti che probabilmente ci avrebbero dato dei risultati migliori, no? Però c'era la paura, perché se aspetto e poi ripiove, se non aspetto e poi che faccio, eccetera. Quindi, diciamo, la decisione più difficile, e un rompicapo, è stata quella di avere il coraggio di aspettare che il sole, questa tramontana che aspettavamo da settimane, arrivasse finalmente sui nostri vigneti migliori. Quindi, alla fine, diciamo che insomma, mi ha fatto subito scendere con i piedi per terra e capire cosa voleva dire fare vino, no? Che poi sembra, insomma, hai scoperto l'acqua calda, ma finché non ti trovi dentro a questo mondo in maniera, insomma, personale, poi magari non ti rendi conto cosa voglia dire, no? Ti rendi conto, la tua seconda vendemmia, che battesimo, sì, di fuoco. Battesimo di fuoco, mamma mia. Senti, allora, invece questo vino mostra una trasparenza più importante, probabilmente dovuta appunto all'incidenza dell'acqua che è caduta,
quell'estate, una brillantezza però che mi è piaciuta subito, perché è molto brillante, cioè ha un colore veramente affascinante, perché è anche multisfaccettato, cioè ci sono tante sfumature in questo colore. E per cosa mi ha colpito? Per un eco di incenso. Mi ricorda un, non lo so, un bazar etnico, una nota di incenso piacevolissima. E poi ancora la spezia dolce con una noce moscata o quella retina rossa che c'è sopra la noce moscata, il macis. E poi qui arriva il sottobosco, leggero, con una nota di una lieve nota di funghi, una nota umami, una salsa di soia. Insomma, sono tutte note abbastanza dolci, avvolgenti, corroboranti, no? Che coccolano. Però quello che è importantissimo di questo vino, a mio parere, quando l'ho assaggiato, è l'estrema levità di palato. Cioè un vino che cammina a 2 millimetri dalla lingua. Non ha nessuna nota prevaricante. È un drappo di seta, è una pallina, è rinchiuso, non so come descrivertelo, ma è morbido, è avvolgente, è suadente, nonostante la sua scorrevolezza sia incentrata su una delicata e piacevole acidità che va a ricordare l'arancia sanguinella. Però è veramente beverino, lieve, scorrevole. Sicuramente la persistenza ne va un po' a essere lesa in confronto al 2015 al 2016, però ne guadagna in piacevolezza, in immediatezza. Esatto. E sarebbe scontato concludere così. In realtà la cosa affascinante sono questi echi di spezie orientali che concludono il finale, perché se no dici va bene, ma è un vino scorrevole, piacevole, ok, allora tutti i 2014 devono essere così, ci siamo un po' annoiati. No, in realtà ci sono questi echi di spezie orientali finali che te lo fanno godere. Sicuramente io lo berrei a 2-3 gradi più fresco degli altri, ma con una voracità veramente estrema, sì, no? Esatto. Sì, la difficoltà è che poi te lo bevi volentieri il Brunello 2014, no? Che rischi di farti male, perché io sono convinta che la veramente, cioè quando abbiamo messo le mani su quell'uva, abbiamo pensato che dovevamo fare un Brunello, non si poteva che scegliere questa via, nel senso il Brunello 2014 sarebbe stato comunque diverso dagli altri, no? Sarebbe stato un altro Brunello, però perché sbagliato? No, non è, io perché ti ho mandato il 14? Io ti ho detto dentro di me, non mi piace vincere facile, sarebbe stato, ho detto, vabbè, io ando alla 2013, sai, è stata anche la mia prima annata, un'annata meravigliosa, io ho adorato, però ho detto no, perché il 14 secondo me è stato un po' criticato anche sopra le righe. Io ho assaggiato dei 2014 molto buoni e ogni annata ha le sue caratteristiche. La caratteristica giusta del 2014 è la piacevolezza di beva, no? Questa acidità bella che, come hai detto te, che te lo fa rendere piacevole subito, no? Ci sono brunelli più immediati, altri meno. Questo è più immediato, però ci tenevo perché secondo me sulla 2014 è stato fatto un lavoro mediatico un po'... siamo andati un po' oltre, ecco, secondo me. Ci voleva l'annata da distruggere, Valeria, ci voleva l'annata da distruggere. Sì, eh? È un po' come... dai, vabbè. Vabbè, no, non facciamo i critici. Va bene, però... scusa. No, però... mi sono lanciata, però lo dovevo dire. No, l'hai fatto bene. Questo è il vino che ho finito, eh? Cioè, in una chiacchierata così, e questo è 1, 2, 4, 10. Una bottiglia, due chiacchiere, quattro amici, 10 minuti. Finisce subito. Non ci metti di più. Vero. No, allora, senti, io mi sono divertito un sacco a fare questa chiacchierata con te. Ne è uscita che sei una ragazza di un'umiltà invidiabile. Molto, no. Sei lì che quando, appena io parlo ti fermi subito e allora, no, bellissimo, si percepisce una delicatezza anche nella comunicazione e secondo me in realtà tu hai tanta grinta e la devi tirare fuori anche per parlare dei tuoi vini,
perché ne valgono assolutamente. Ti si conosce troppo poco, ma a questo ci penseremo anche noi. E quindi grazie mille di tutto, grazie mille dell'opportunità. Che dire? Grazie a te. Non ti saluto col 2014, non ti saluto il 2014 perché l'ho finito, ti saluto col 15. L'hai finito? È stato veramente un piacere, non vedo l'ora di venirti a trovare. Anche per me, Davide. Spero di averti qui presto. Grazie. Grazie mille, Valeria, non andare via perché poi ti voglio salutare, un bacio. E adesso Matteo mi mette da solo